Bentrovati, nuovo appuntamento con Vox Populi, la consueta rubrica di Spartaco TV. Siamo ospiti della Yes Rent di Capua, di Danilo Miletto. Buon pomeriggio Danilo, grazie di essere con noi. Siamo qui per promuovere un po' quelle che sono le attività giovanili, come spesso ci accade nel mondo imprenditoriale sammaritano e non un po' dell'antica Capua. Danilo, la Yes Rent si occupa di noleggio auto ed è un settore che sta andando per la maggiore in questi ultimi anni. Sì, è un settore in crescita, sta registrando, ecco qua, delle crescite negli ultimi 3-4 anni, calcolando che un italiano su 4 oggi possiede una macchina a noleggio o in leasing. Questo per cui immaginiamo un po' che crescita può starci nei prossimi anni. Qual è il vantaggio che hanno i tuoi clienti, i vostri clienti, perché la titolare comunque è tua sorella che sentiremo tra qualche istante, i vantaggi che si possono avere nel noleggio rispetto invece all'acquisto? Il noleggio si divide in due fasce, breve termine e lungo termine. Nel breve termine, ecco qua, parte sia nel breve che nel lungo termine, noi abbiamo un'elasticità e una semplificazione che sono un po' le nostre carte vincenti. Anche l'elasticità è perché noleggiamo, diamo la possibilità di noleggiare sia senza carta di credito sia senza busta paga. E la semplificazione che viene racchiuso poi tutto in un unico contratto, cioè con tutte le clausole, cioè tu riesci a affittare una macchina a lungo termine o a breve termine in pochissimo tempo. Tra l'altro con dei vantaggi enormi di non utilizzare né la carta di credito né la busta paga, quindi facilissimo entrare in agenzia da te e noleggiare direttamente. Certo, c'è bisogno di un deposito cauzionale a garanzia in base sia al periodo di contratto e sia giustamente alla vettura che si desidera noleggiare, da un gruppo B, gruppo C, gruppo D, in base alle esigenze. Questo è per il lungo termine, come già stavo dicendo, in un'unica rata hai tutto compreso, manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura, auto sostitutiva, il soccorso stradale, e in più, ecco qua, ci sta anche questo fattore di dire, anche per le start-up nuove può essere comunque un vantaggio. Oggi, anche ai fini fiscali, certo. Un altro settore che sta andando forte per la maggiore in proprio quello del noleggio auto è quello dei 7-9 posti. Sì, anche questo, ecco qua, in questo caso ci sono comunque dei picchi di stagione, mettiamo giugno, luglio, agosto. In questo caso vengono molto richiesti questi tipi di autovetture anche per vacanze e tutto. Il breve termine, come dicevo invece, qua diamo la possibilità anche per dei lavori stagionali, in base anche alle esigenze del cliente, noleggiare anche per brevi periodi. Tra l'altro ci sono molti clienti, attività, aziende che hanno con voi stipulato delle convenzioni, sì. Quindi ai vostri clienti chiedete sempre di chiedere se ci sono delle convenzioni proprio per avere delle opportunità soprattutto sul breve termine. Sì, anche qua sul breve termine, anche come ho detto, c'è il fattore il breve termine va corre anche in base al business che può avere un'azienda o comunque anche in base, come abbiamo già detto, a dei lavori stagionali. Certo, non sveliamo niente, però sappiamo che per settembre ci sono delle novità. Novità è tutto, perché come si dice, un'azienda che non innova non cresce, allora noi ogni volta pensiamo sempre ad innovarci. E visto che tu sei un nostro sponsor affezionato, ci rivedremo a settembre per promuovere quello che è il vostro pacchetto nuovo per l'autunno e inverno. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. E allora con Manuela Miletto, che è la titolare della Yes Rent qui a via Fuori Porta Roma a Capua. Manuela, un'attività che insomma non è proprio femminile, non appartiene a quella che è la storia della tua famiglia. Per niente, noi comunque veniamo da una famiglia comunque di rappresentanze, ci siamo buttati in questo campo totalmente nuovo per noi e
specialmente per me, perché comunque essendo una donna è molto difficile trovare altre figure femminili in questo ambiente. Però avete fatto una scommessa, tu sei abbastanza, come dire, tosta. Assolutamente sì. E quindi sì, pensi sì. di portare a casa il risultato, è un'attività che sta andando veramente a gonfie vele e sta crescendo giorno dopo giorno. Sì, 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 poi comunque l'attività di autonoleggio sta, come hai detto tu, ogni giorno si sta evolvendo sempre di più, sta crescendo, quindi non... Una domanda in particolare, questo è anche un ambiente il nostro in cui viviamo particolarmente difficile per l'imprenditoria, quindi è una doppia scommessa, una donna in un settore prettamente maschile, sì, tireremo le somme diciamo tra qualche mese per vedere. Vedremo come andrà, ma sicuramente visto che, come ti ho detto, mio padre mi ha insegnato che di pormi un obiettivo e arrivarci, e sicuramente ci riesco. Ne sono assolutamente convinto. Ma ci riesco sicuramente. Tu ti occupi di amministrazione, sì, però sì, una cosa te la voglio far dire, perché parlando a telecamere spente ci siamo detti di quanto sta andando fortissimo questo settore dei 7-9 posti, proprio dedicato probabilmente alle vacanze estive. Sì, 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 infatti abbiamo molte richieste, perché anche per spostarsi a volte la gente prende, è molto, cioè tipo fai i gruppi, e quindi noi abbiamo comunque molte offerte su questi. Per evitare magari di rovinarsi le vacanze, partire con un'auto vecchia, sì, si può essere coperti. Sì, prima di partire comunque devi sempre dare un'occhiata e vedi l'olio e vedi questo e vedi comunque invece le altre con voi cose. Si no, 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 noi problema. Ti diamo la macchina. E qualsiasi cosa che ci siete, cioè, assolutamente sì, c'è assistenza, noi abbiamo tutto. Garantiamo al cliente il 100% di assistenza. E allora in bocca al lupo, ci vediamo tra qualche mese per fare un primo bilancio. Grazie, grazie di averci ospitato. E alla Restrent ritrovo un amico dopo tantissimi anni, lo rivedo, Arturo Formisano. È un piacere rincontrarti, eravamo piacere entrambi mio. Un po' più giovani, Arturo. Sì, con te, dopo aver ascoltato Danilo Emanuela Miletto, volevamo affrontare invece un po' il discorso relativo all'assistenza, sì, ai vantaggi del noleggio. Tu sei un po' quello che si occupa dell'aspetto tecnico. Sì. Perché noleggiare e non acquistare più l'auto? Perché il noleggio oggi è il futuro. Noi diamo disponibilità su tutto. Siamo disponibili H24. Qualsiasi cosa, anche una lampadina, rimangono a piedi, dove stanno andiamo a soccorrere. Sì. Quindi c'è un aspetto dell'assistenza H24, c'è l'aspetto, sì, che comunque la macchina è sempre tenuta sotto controllo, quindi sì, non sì, deve provvedere il cliente. C'è l'aspetto del bollo dell'assicurazione, che nel nostro territorio hanno dei costi altissimi, sì, con le accise, sì, anche regionali. Sì. Quindi questo è un altro aspetto da non sottovalutare. Macchine che più noleggiate sono quelle di segmento B e sono del, sì, breve termine. Sì. Però voi avete anche un'altra offerta. Sì, abbiamo tutti i tipi di tipologie, partendo dal gruppo B, come stavi dicendo, che è una macchina utilitaria, quella che serve giornalmente, che sta andando fortissimo. Come anche l'aspetto fino alla macchina per il giorno importante di una sposa. E è un settore che è particolarmente attraente e sta andando bene, perché comunque sì, la donna ci viene ancora particolarmente ad adorare il suo giorno in chiesa, la sua festa. È normale, certo, che vede tutto una favola. E quindi deve essere assolutamente, sì, una favola. Sì. Un altro aspetto, Arturo, quello legato invece ad un nuovo settore. Sì. È un nuovo gruppo, cioè non l'utilitaria, non il gruppo C, che è una macchina per intenderci legata al SUV, non la macchina di lusso, ma c'è addirittura il 7 e il 9 posti che stanno andando fortissimo. Sì, in questo periodo qua stanno andando fortissimo, che abbiamo proprio prenotazioni che squilla il telefono a impazzire. In continuazione. Sì, in continuazione. Sì, perché sì, questo, c'è l'aspetto fondamentale di questa attività, è che è legata anche strettamente al turismo, sia in entrata che in uscita. Che in uscita, sì, persone che vengono dall'estero, dall'Alta Italia, da tutte le parti, che ci chiamano e ci prenotano questo 8, 7 posti, 9 posti. Infatti ne abbiamo 3 o 4 fuori, rientrano e escono. Questa è una scommessa in cui, che hai vinto anche tu, perché hai seguito insomma i tuoi, sì, titolari anche in questo percorso. Giustissimo, sì, sì. E sinceramente siamo una squadra che stiamo andando, diciamo, bene. Discretamente bene. Diamo molta disponibilità ai clienti.
Un'ultima cosa che affrontiamo è quella legata al vantaggio del noleggio, soprattutto alla Yes Rent: non c'è bisogno di carta di credito. Non c'è bisogno di busta paga. No, nemmeno una busta paga, solamente in base alla tipologia dell'auto c'è una piccola cauzione, ma è giusto. Che viene restituita al rientro dell'auto. Integralmente. Sempre... Sì. Integralmente, sì. Ovviamente, se l'auto non ha alcun danno. È normale, sì, sì. E allora anche con te ci diamo appuntamento tra qualche mese, quando ci sarà una nuova offerta. Ci state già lavorando alla Clemente. Sì, stiamo lavorando. Ed è un'offerta proprio per il periodo autunnale e invernale che può essere di grande vantaggio. Ci teniamo per il momento un pochettino per noi, però è una grande sorpresa. Una grande sorpresa. Sì. Grazie e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi.